Dal relais Villa Matarazzo con vista su Brescia. Sulle colline di Gradara, la VL guarda con carica e ottimismo al debutto nella Serie A 2023-2024 che il 1 ottobre porterà i ragazzi di Buscaglia alla Palla 2 sul parquet della Germani. Per il terzo anno, la padrona di casa Arianna Ranocchi ha ospitato la presentazione di una VL rinnovata, ma con riferimenti saldi. L'11° anno di presidenza Costa, il quinto affiancato dal gruppo Beretta e la sua Carpegna Prosciutto. Allora, gli obiettivi non li diamo noi come sponsor, ma è la società, la squadra, tutto lo staff tecnico che gli dà e cerca di raggiungerli. Sicuramente le emozioni vissute in passato sono state tante, molte, intense in tutti i modi e speriamo anche quest'anno di rivivere qualcosa di come l'abbiamo vissuto nel passato. L'esordio fuori casa è sempre un peccato, ma sono convinto che anche a Brescia, se ci comportiamo bene, sarà una gran partita e non vedo l'ora di giocarci la prima di campionato l'8 di ottobre a Pesaro tutti insieme. Mi viene difficile dare dei giudizi oggi, malgrado una pre-season conclusa positivamente, con delle indicazioni molto precise e confortanti, però è sempre pre-season. Da domenica, quindi ormai meno di una settimana, fra meno di una settimana avremo l'ennesimo campionato che parte, siamo pronti. Abbiamo avuto qualche acciacco, speriamo che si dimentichi presto e quindi ripeto, siamo pronti ad affrontare questo campionato che è difficilissimo a cominciare da domenica. Come ho detto prima, il gruppo è super, tutti si impegnano al massimo, dal primo giorno che l'ho visto, ho visto già che c'è una bellissima alchimia, tutti i ragazzi predisposti al sacrificio, per esempio adesso Scott che stava fuori per un po' di settimane, adesso sta facendo tutto per entrare in forma. Gavin anche terapie su terapie per essere pronto per Brescia, speriamo di essere tutti quanti pronti per giocarcela appunto domenica. Per come abbiamo giocato queste partite, secondo me possiamo dare fastidio a tutte le squadre, insomma, in attacco adesso l'ultima partita siamo a quota 90 punti, che non è scontato, in difesa dobbiamo essere un po' più cattivi, sui rimbalzi, palle vacanti, dobbiamo essere un po' più sporchi, però la qualità offensiva non è male. Secondo me, guarda, l'impegno è molto alto e stanno facendo bene le cose sulle quali insistiamo. Tra l'altro il gruppo è veramente ricettivo, è un gruppo che esegue, è un gruppo che ascolta e mette in pratica con la propria esperienza dentro. Secondo me siamo sulla buona strada per due motivi, uno per questo e due perché è molto chiaro, alle volte è molto chiaro quello su cui bisogna lavorare. Cioè, tu vai, giochi, fai settimane, fai partite, fai test e ti rendi conto bene di cosa devi fare per migliorare alcuni aspetti. Quindi io la vedo come una cosa positiva. Poi abbiamo fatto bene perché al netto delle assenze non ci siamo tolti dai binari, come dire, no? Della nostra costruzione. Questo grazie all'impegno e grazie anche a tutto il team, perché la profondità alla fine l'abbiamo avuta perché i ragazzi più giovani piano piano, hanno sempre dato un contributo maggiore. Questo ha permesso di non muovere troppi giocatori in mille cose. Abbiamo piano piano avuto la possibilità di riprendere Valerio, di riprendere Trevon, di riprendere il discorso anche di quello che stavamo facendo. Per cui da quel punto di vista ci stiamo preparando. Ora dobbiamo essere pronti a fare una partita difficilissima. Là si entra un pochino nello specifico di una gara, però, come dico sempre, mi è capitato di dire, bisogna essere pronti alla prima di campionato, non si può essere pronti a tanto ancora.